Niente, è successo che all'improvviso ci siamo visti un sacco di scalmanati addosso e quindi per evitare abbiamo chiuso l'attività in un momento già così particolare di insofferenza commerciale, subendo anche dei danni sia alle autovetture che là fuori l'avete già ripreso, sia alle tende, sia alle fioriere, sia a tutto. Quindi è una situazione, secondo me. Che danni avete riportato? Ma io penso che fra la macchina, la tenda e la fioreria, insomma, siamo molto abbondantemente oltre i 6-7 mila euro. Quante macchine hanno fatto? Ma altri due amici che tenevano una Opel Meriva qua fuori qua e l'ha portato via Andrea e l'ha portata a casa, una Twingo di un altro amico. Comunque con i vetri rotti e tutti i finestrini scesi. Insomma, ma che è successo veramente? Che mi stavate dicendo? Per come mi hanno descritto, questi del Perugia sono stati, hanno sbagliato strada e quindi vicino all'edicola che sta vicino alla via Marconi, sono scesi e hanno già lì incominciato a malmenare la gestore. E poi da lì vicino al bar Miro, che sono andati dentro e hanno fatto casino e poi si sono spostati qui alla rendola, facendo tutto quello che voi avete già ripigliato con la telecamera.